Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo breve tutorial dove mi mostrerò le funzioni principali del programma Vegas Pro 11. Intanto per inserire una clip video all'interno del programma, o possiamo andarci da File Open, oppure quella questa piccola icona qua, questa cartella. Quindi ad esempio inserisco questo video e metto il nostro video sulla timeline. Se ad esempio noi volessimo inserire un'altra clip video, ci basta solamente fare qui click con il tasto destro del mouse e fare insert video track. Così praticamente qui potremmo aggiungere un'altra un'immagine o qualsiasi cosa. Per la musica invece faremo la stessa cosa per il video, però facendo Insert Audio Track. Sempre per inserire la canzone, la andiamo a cercare, ad esempio, da qua, messo uno a caso, e praticamente abbiamo inserito qua la nostra musica. Poi, altra cosa, come tagliare il video? Per tagliare il video, praticamente noi ci serviremo del tasto S. Perché noi clicchiamo qua sul nostro video, premiamo S e vediamo che praticamente ha proprio tagliato la nostra clip. Se invece noi volessimo tagliare solamente un pezzo del video, ad esempio da qui, adesso questa parte di video non ci interessa, tutta questa qua. Quindi noi che faremo? Taglieremo questo, manderemo un po' avanti il video fino al pezzo che non ci interessa e la cancelleremo premendo il tasto Canc. E così abbiamo tagliato la nostra clip, così naturalmente potremo fare più volte a seconda dei pezzi che non ci interessano. Adesso vediamo qua un pochettino gli effetti per i video, che noi su questa scheda da qui andiamo su Video FX. E qua ci troviamo tutta una serie di effetti che sono veramente tantissimi da poter usare. Quelli che uso in particolar modo io, ad esempio, il boom map, che noi praticamente lo prendiamo, lo trasciniamo sulla clip video e avremo il nostro effetto. Naturalmente poi qua ci sono, diciamo, le varie cose da settare per il nostro video e così via. Insomma, posso inserire anche più di un effetto. Possiamo farlo proprio come desideriamo questa nostra. Vediamo invece come fare ad esempio una transizione video. Intanto l'effetto di solvenza possiamo crearlo facilmente anche da qui. Basta ad esempio che abbiamo due clip diverse. Mettiamo a caso questa è una clip 1 e questa è una clip 2 che abbiamo caricato. Noi possiamo semplicemente spostarla cliccandoci, quindi noi trasciniamo e abbiamo già la nostra dissolvenza. Se noi ad esempio vediamo. Abbiamo avuto la nostra piccola dissolvenza. Oppure altri effetti li potremmo trovare sempre sulle transizioni, che sono anche qui parecchie. Naturalmente le transizioni vanno messe all'inizio della clip video o tra una clip video e l'altra. Esempio così. E naturalmente poi andiamo noi a settare i nostri parametri. Vediamo anche un'altra cosa che potremmo fare qua su Sony Vegas. Ad esempio, come inserire i nostri titoli all'interno del video. Andiamo sempre su Media Generators, titoli e text. Quello che consiglio è, diciamo, una delle più belline, l'Action Flip. La prendiamo e la trasciniamo. Naturalmente qua andiamo a scrivere qual è il nostro testo. Potremmo cambiare anche vari parametri, ad esempio come il colore, metto ad esempio bianco, oppure cambiare il tipo di scrittura, la grandezza. E naturalmente per questo potremo accorciarla e allungarla. Diciamo che una volta dopo queste basilari,
Vediamo un pochettino come salvare invece il video. Possiamo farlo in due modi. Il primo è cliccando su questa icona, questa, Render As, che noi clicchiamo e dovrebbe apparire un piccolo menu dove praticamente ci dice il formato da salvare. Vediamo quale possiamo avere diversi formati. Quello che consiglio sempre è insomma da video. Naturalmente ci sono tutti i vari formati HD, 720p o 1080p anche. Oppure nel secondo modo, file, render as. E naturalmente sempre quel menu. Una cosa che ricordo prima di salvare il video è praticamente di selezionare tutta la parte del video che vogliamo renderizzare. In questo caso noi andiamo su questa piccola, diciamo, casellina gialla, quadratino giallo, e poi lo trasciniamo per tutta la clip video fino alla fine. In questo modo la salverà tutta. Spero comunque che questo video sia stato di vostro gradimento e che vi possa togliere diversi dubbi. Ciao a tutti ragazzi.